Ed eccoci tornati in diretta con il fatto di Giancarlo Marcotti. Io vado subito a presentarlo oggi perché in realtà è la prima volta che è in studio con noi Giancarlo. Ciao, benvenuto. Grazie dell'invito, sono veramente felice di essere per la prima volta presso i vostri studi. Ma ancora di più, sai perché, e lo diciamo anche ai nostri telespettatori, in realtà quando è iniziato questo spazio sulle fonti TV avrebbe dovuto iniziare proprio in studio. Ne eravamo d'accordo, iniziare lo studio e poi è successo il finimondo perché ovviamente è stato chiuso tutto per il coronavirus nel periodo di lockdown. Diciamo che dai, ce l'abbiamo fatta, siamo partiti, è partito anche il lockdown, però noi l'abbiamo sconfitto e quindi siamo qui in studio. Appena ho potuto essere a Milano, volentierissimo. Ottimo Giancarlo, ovviamente i nostri telespettatori lo sanno, parleremo un po' di quelli che sono i temi caldi della politica e dell'economia per capire anche come l'Italia si sta posizionando rispetto a tante questioni in questo periodo sicuramente difficile. Intanto c'è da dire, mostriamo subito una delle ultime notizie, questo fatto. È attesa per oggi la firma del nuovo DPCM, una sigla che abbiamo imparato a conoscere proprio nel periodo del lockdown con Conte che ci aggiornava. Io non so come tu al pensiero rivivi quei momenti. Io ho avuto per un attimo un brivido, ma perché? Perché chiaramente eravamo tutti noi in attesa di avere notizie e c'erano anche quelle del Presidente del Consiglio che soprattutto verso sera aggiornava rispetto alle restrizioni e alle regole. Insomma, è attesa la firma che però secondo le prime informazioni, che sono credo definitive, dovrebbe ricalcare un po' le indicazioni di quello precedente, quindi non dovremmo avere altre restrizioni, Giancarlo, però un nuovo DPCM, ci siamo ancora. E abbiamo anche appreso questo nuovo acronimo di DPCM che non conoscevamo e che ha creato anche un po' di polemiche perché non è una legge, non è un decreto legge, è un ordine al quale noi ci siamo comunque attenuti. Ecco, se c'è da dire una cosa, finora gli italiani hanno seguito in maniera continua, diciamo, le indicazioni del governo. Non ci sono stati grandi così non, il governo, gli italiani si sono comportati bene, diciamo così. Però ora è venuto anche il momento, abbiamo visto che diminuiti i casi, diminuiti la gravità soprattutto dei casi, perché ricordiamo che adesso l'importante è vedere il numero delle persone ricoverate o il numero delle persone in terapia intensiva e purtroppo anche il numero dei morti, che però è un numero molto limitato rispetto a prima. Quindi siamo in una situazione effettivamente molto diversa. Sarebbe impossibile oggi pensare a un nuovo lockdown. Il Premier Conte lo ha escluso, ma ci mancherebbe altro. Naturalmente, singoli casi ci possono essere, però ora l'Italia deve pensare veramente a ripartire, quindi. Beh, tra poco, settimana prossima, si riparte anche con le scuole, quindi questo è definito un po' il primo test vero e proprio post-lockdown, anche se credo che il primo test poi sia stato quello della riapertura delle aziende. Io ricordo, Giancarlo, che la settimana precedente alla riapertura c'era chi sosteneva che si sarebbe richiuso tutto di nuovo, perché, sai, no, c'era l'idea, ma figuriamoci, adesso tutti cominciano a circolare liberamente, tra virgolette, certo con qualche cautela in più e figuriamoci se non si ripartirà da capo. Questo non è successo, quindi lascia ben sperare, adesso toccando ferro, che anche con la riapertura delle scuole, di cui già, insomma, qualcuno fa catastrofismo, invece tutto possa procedere per il meglio. Guarda, Manuele, per me il problema sarà un po' più in là, non tanto alla riapertura, ma quando inevitabilmente, come ogni anno, ricordiamolo, non sarebbe una cosa assolutamente sorprendente, ci sarà, arriverà l'influenza stagionale. Che Quindi, arriverà, perché non è che si scappa da quello, anzi ci saranno i picchi come sempre dell'influenza stagionale. assolutamente, solo che l'influenza che cosa comporta? Comporta starnuti, comporta raffreddori, comporta. E chiaramente i professori non sono dei medici, quindi forse magari si allarmeranno quando vedranno qualche loro scolaro che non sta benissimo. Quindi per me il problema sarà in quel momento.
sarà dicembre, sarà gennaio, non sappiamo, ma quando ci sarà appunto la solita, la consueta, l'annuale forma influenzale, capire se è l'influenza o se è il Covid sarà un bel problema, insomma. Sì, e poi ci sarà anche necessariamente subito aiuto, il timore, no? E quindi la paura, immagino anche, ma anche giustamente i genitori che avranno paura proprio a mandare i bambini a scuola. Oltretutto, come dici tu, a parte i picchi stagionali relativi ai mesi, solitamente sono dicembre-gennaio, però sappiamo molto bene che i bambini appena poi si riuniscono subito magari si ammalano, no? È normale, perché speriamo, dai. Allora, via via, cerchiamo di percorrere oggi, visto che sei qui, ne approfitto, cerco di chiederti più cose possibili. Certo. Ovviamente voi che ci seguite da casa, se volete approfittare, insomma, per dire la vostra e per fare qualche domanda a Giancarlo, siamo assolutamente disponibili. Visto che il governo deve fare i conti col coronavirus, ma deve fare i conti anche al proprio interno, quindi all'interno della maggioranza, soprattutto in vista delle elezioni del 20 e 21 referendum e delle elezioni regionali, non in tutte le regioni d'Italia, però in alcune regioni peraltro che sono anche strategiche, no? Per la tenuta del governo, se vogliamo, perché una debacle eventuale degli azionisti di maggioranza potrebbe portare anche a un rischio all'interno del governo stesso. Però ci metto un punto di domanda perché chiedo a te cosa ne pensi. È un rischio effettivamente potenziale. Allora, naturalmente è importantissimo il referendum. Importantissimo non tanto per l'esito, che pare sia scontato, ma bisogna vedere, perché vincere 90-10 è un conto, vincere 60-40 è un altro conto. Però comunque direi che io lo do comunque come abbastanza scontata la vittoria del sì, anche se ho già detto pubblicamente in un mio video che io voterò no, questo è la cosa. Per quanto riguarda invece le elezioni, importantissimo, perché a parte la Valle d'Aosta, che ha una situazione un po' particolare con l'Unione Valdotene, eccetera, ma le altre sei regioni, neanche a farlo apposta, proprio sono due del nord, due del centro e due del sud. Le due del nord, quindi Veneto e Liguria, le due del centro, Marche e Toscana, e le due del sud, Campania e Puglia. Quindi abbiamo uno spaccato dell'Italia intera. Sono elezioni molto importanti. Allora, le due del nord sono attualmente governate dal centrodestra ed è molto probabile, visti i sondaggi, che rimarranno tali. Le due del sud, si dice che la Campania potrà rimanere governata dal centro-sinistra, perché sembra che De Luca comunque abbia un vantaggio, almeno stando sempre ai sondaggi. Mentre la Puglia è in bilico, ecco, lì in Puglia ci sarà una candidata del 5 Stelle che con ogni probabilità avrà un suo bacino d'utenza, per cui, tra virgolette, probabilmente potrà togliere voti all'attuale governatore, cioè Michele Emiliano, il quale rischia effettivamente di dover lasciare la poltrona di governatore della Puglia. Per le due del centro, diciamo, le Marche sembra che siano intenzionate a cambiare, quindi passare dal centro-sinistra al centro-destra, ma quello che aspettano tutti, un po' come si aspettava l'Emilia-Romagna a gennaio, oggi quelli che aspettano tutti è la grande battaglia della Toscana, regione rossa per eccellenza. Quando parlavo di regioni, come dire, strategiche, mi riferivo proprio a quella, perché lì sì che si gioca molto, insomma. E si gioca molto con una candidata del centrodestra molto agguerrita, una ragazza, perché giovanissima, quindi non si può definire. Ma una ragazza che però ha già la sua esperienza come sindaco di alcune città, di una città, insomma, e poi effettivamente l'abbiamo vista ultimamente, una persona oramai matura come politico, insomma, cioè molto pacata, insomma, sarà una bella lotta. Io penso che in Toscana si andrà a punto, insomma, sarà non sarà scontata, appunto, anzi il contrario.
Beh, ma quindi questo a tuo parere potrebbe, ovviamente non sappiamo come andrà, ancora dobbiamo aspettare, ma se non andasse bene, chiamala così, o non andasse benissimo per i partiti di maggioranza, questo potrebbe causare qualche scossone reale o Allora, limitato, certo. diciamo in questo modo. Io anche in questo caso ho fatto, diciamo, semplificando perché alla fine delle elezioni sappiamo che tutti dicono di aver vinto, no? O comunque di non Allora, o aver perso. comunque di non aver perso. Allora io ho detto, facciamo questa cosa prima delle elezioni, perché sennò dopo è diversa. E ho detto, il centro-sinistra può dire di aver vinto quelle elezioni se tutte e quattro le regioni che oggi governa rimarranno del centro-sinistra. In quel caso potrà dire il centro-sinistra di aver vinto. Se terrà tre delle quattro regioni e perderà una sola delle quattro regioni, potremmo dire di un pareggio tra il Ok, centro-destra. sì. Qualora perdesse 2-3 e poi non ne parliamo ovviamente tutte e quattro le regioni, ovviamente dovrebbe aver vinto, insomma si potrebbe dire che il centrodestra ha vinto queste elezioni. Quindi questo è, diciamo, semplificando molto. Però per quanto riguarda il governo, le dichiarazioni sia di Conte ma soprattutto di Di Maio sono state chiarissime, cioè hanno chiaramente detto che qualunque sia l'esito delle elezioni regionali, questo non influirà sul governo. E quindi, insomma, è chiaro che una dichiarazione così chiara, appunto, non può che essere presa per quella che è, cioè con ogni probabilità non vedremo crollare il governo anche qualora il centrodestra dovesse Anche se poi avere vinto. magari però le opposizioni, di conseguenza anche gli elettori, insomma, ovviamente indirettamente potrebbero dire se ci fosse davvero un risultato non propriamente edificante per i partiti di maggioranza, ma scusate, il popolo non vuole questi partiti, andiamo a votare. Poi ovviamente lascia il tempo che trova una considerazione del genere, e però potrebbe indebolirsi sempre di più proprio la scena politica in generale, no, Giancarlo? Certo, hai perfettamente ragione, perché obiettivamente un governo di un colore e 17-18 regioni governate da, insomma, Poi sappiamo bene, insomma, che poi già molti chiedono le elezioni, perché poi c'è tutto il tema dei eletti non eletti, anche se poi sappiamo che è una repubblica parlamentare la nostra, quindi certo. molto spesso quello che si dice non corrisponde a verità, però è altrettanto chiaro che, insomma, se dovesse esserci davvero una sconfitta per i partiti che governano, le opposizioni credo che cavalcheranno molto questo, poi, insomma, il risultato magari non cambierà. Di sicuro lo faranno, poi appunto con quali esiti. Io ripeto, quelle dichiarazioni di Conte e di Di Maio sono state talmente chiare che temo proprio, al limite, ecco, potrei pensare ad un rimpasto, perché adesso, senza entrare nel gossip della politica, ma sembrerebbe che qualche partito che in questo piccolo partito, vabbè, diciamo, insomma, Italia Viva, ecco, Ok. sembra che in alcune regioni quasi tifi contro, ok, cioè gufa contro il governo per avere un rimpasto E essere, come e dire, riuscire improbati, esatto, no, certo. riuscire ad avere qualche ministero più Esatto, importante sì. rispetto a quello che ha Certo. adesso. Poi c'è un'altra questione importantissima, anzi questa forse è che una sconfitta del centro-sinistra avrebbe ripercussioni proprio sulla leadership del Partito Democratico. Sappiamo che Zingaretti è in viso a molte persone e quindi una sconfitta potrebbe far cambiare anche la leadership del Partito Democratico. Si sa, insomma, che molti auspicano che Bonaccini, l'attuale governatore dell'Emilia-Romagna, prenda in mano tutto il partito. Quindi questa è un'altra questione che andrebbe poi dopo vista e Certo, valutata, insomma. assolutamente sì. Allora, da qui passiamo, insomma, il collegamento sorge abbastanza spontaneo perché stavamo parlando un po' delle questioni a cui deve far fronte il governo in questo momento. Un'altra è
il tema Covid, coronavirus, ma collegato a ciò che arriverà dall'Europa, quindi con i soldi a prestito che arriveranno dal Recovery Fund. Io te ne abbiamo parlato molte volte, adesso però dobbiamo entrare un po' più nel merito, perché? Perché oggi cominciano proprio le audizioni con le varie parti sociali e non, per cercare di capire quali sono le priorità per l'Italia, perché ricordiamo che arriveranno questi soldi dall'Europa, naturalmente ogni paese cercherà di mettere ordine, no? Si spera prima di tutto nelle idee e quindi nella testa, però rispetto a quello che il paese, quindi in questo caso l'Italia, ha bisogno per ripartire, visto che si tratta di quello. Ed è arrivato anche l'endorsement di, non che io pensassi non ci fosse, di Mattarella, no? Del capo dello Stato, cioè lui dice approvazione rapida del Recovery Fund, poi aggiunge serve la collaborazione multilaterale per i vaccini, ma Mattarella che peraltro dice l'Europa ha saputo dare in questo frangente delle ottime risposte, cioè ha fatto vedere di esserci. Allora, quindi questi due aspetti, l'Europa ha dato dimostrazione di esserci, ma soprattutto quando cominceremo a vedere se c'è, grazie al Recovery Fund? Ecco, questa è un po' la domanda per chiudere il cerchio della riflessione di oggi. Allora, importantissima la questione Recovery Fund, perché recovery vuol dire ripresa, insomma, quindi quei soldi sono stanziati da tutti i governi europei, da tutti i paesi europei e dovrebbero appunto servire solo per la ripresa post-Covid, ma l'Europa ha già dato anche le due direttive principali per la ripresa economica, la digitalizzazione e soprattutto questa nuova diciamo, idea verde, cioè L'ambiente. l'ambiente. Infatti hanno anche cercato di cambiargli nome dicendo che era una prospettiva per i giovani, anziché, vabbè, certamente qualsiasi cosa facciamo è chiaro che la lasciamo in eredità Alle nuove alle generazioni, nuove certo. generazioni. Quindi attenzione perché io ho sentito proprio un paio di giorni fa Di Maio fare un'affermazione a mio avviso imbarazzante, cioè se l'hanno sentita gli olandesi e i paesi cosiddetti frugali, temo proprio che ci possano essere dei problemi, perché Di Maio appoggia per sostenere la candidata pugliese alle regionali appunto Del 20, sì. del 20, ha praticamente detto a breve sarebbero arrivati questi fantamiliardi dall'Europa e quindi loro sarebbero potuti andare incontro alle famiglie e alle imprese che in questo momento si trovano in difficoltà. Cosa che sappiamo che l'Europa ci ha già detto che quei soldi non possono andare soprattutto in quella direzione, ma neanche nel taglio di tasse, eccetera, così, quindi devono andare per la ripresa economica. E la ripresa economica, ripeto, indirizzata soprattutto in quei due settori. Quindi noi adesso, purtroppo, i nostri politici magari ci vengono a dire portate pazienza ancora un po' di mesi, poi arrivano i soldi dell'Europa e il Non ben può essere, ti godi. faccio una domanda, però mi è venuto in mente in questo momento un discorso fatto per esclusione, cioè se io ho i soldi che arrivano dall'Europa da destinare all'ambiente, alla digitalizzazione, non devo prendere i miei e quindi i miei li posso sfruttare di più per dare benzina alle aziende, quindi alle mie imprese, insomma questo potrebbe. Assolutamente, qualora avessimo quei Tu miei. dici non c'è manco qui, No, scusate l'espressione un po' più no. popolare, però ok, quindi. No, hai perfettamente ragione. Allora, l'osservazione che hai fatto è un'osservazione intelligente, ovviamente. Però purtroppo sappiamo che proprio questo intervento, diciamo, speciale, insomma, dell'Europa. Ci toglie poi quella che è la contrattazione normale che ogni anno abbiamo quando facciamo la legge di bilancio. Quindi nella nostra legge di bilancio restano veramente gli spiccioli, no? Non possiamo fare, già siamo saliti, cioè abbiamo speso i 105 miliardi nei tre tranche, insomma, prima i 25, poi 55, poi altri 25.
E quindi già abbiamo un debito pubblico che è aumentato di 105 miliardi. Se il recovery fund davvero fosse di 200 miliardi, altri 200 miliardi in più di debito, sono 300 miliardi, a quel punto lì non penso che ci permettino di fare altro debito, insomma. Certo. Quindi quello... Anche perché poi ricordiamo che l'Europa monitorerà, giustamente, voglio dire, se cioè, io do dei soldi, voglio capire, intanto che tu possa poi ridarmeli perché sono prestiti, ma poi soprattutto verificherà che cosa accade in ogni singolo paese, quindi come vengono destinati e appunto soprattutto se poi sei in grado di rientrare da questo prestito che è stato fatto. Chiaro. Allora, attenzione, perché c'è un fatto da evidenziare ed è che noi diamo già per acquisito questo recovery fund. Ora, quello è un accordo che è stato così concluso a Bruxelles tra i vari capi di Stato e di Governo, certamente ha la sua importanza, ma deve essere ratificato dai parlamenti di tutti i paesi, quindi tutti i 27 paesi devono dire ok a quell'accordo. Certo, infatti Mattarella, rileggiamo questo titolo, approvazione rapida del recovery fund, vuol dire che l'approvazione non è ancora avvenuta. Ah, certo. Ed è quello che sta dicendo Giancarlo. Certo, quindi già questo fatto, io ritengo che sarà difficile che non venga ratificato, però il dubbio c'è. E poi soprattutto quello che hai appena detto, cioè è importantissimo l'eventuale controllo, tra virgolette, che avremo dall'Europa sulle spese che faremo. Ultima cosa da non sottovalutare, si continua a dire adesso arrivano i soldi, ma è molto probabile che prima del secondo trimestre dell'anno prossimo non arrivino, e anche nella parte finale del secondo trimestre, quindi maggio-giugno. Adesso siamo all'inizio di settembre e ci sono ancora diversi mesi, quindi anche tutti questi mesi qua non saranno mesi facili. Insomma. Poi, insomma, avviandoci anche alle conclusioni, siamo soliti gioire, Giancarlo, delle cose quando ancora non sono avvenute, no? Un po' perché fa parte del gioco, diciamoci la verità, e allora è un po' come dire, bene, il recovery fund adesso ci può aiutare, arrivano soldi, vi aiuteremo tutti, non vi preoccupate perché l'economia riparte. Se fosse così semplice, no? Anche durante i periodi di crisi staremmo tutti tranquilli, tanto diremmo, vabbè, tra due mesi arriverà un aiuto e noi ce ne stiamo seduti ad attendere che dall'alto l'aiuto caschi. Mi vengono in mente altri dettagli, cioè per esempio quando qualcuno aveva detto abbiamo sconfitto la povertà, insomma, poi non si può mai sapere quali cigni neri, no? Tanto per riportare il termine della finanza, arriveranno, però insomma siamo soliti gioire quando ancora le cose non sono neanche state appunto approvate, no? Come in questo caso Recovery Fund. Secondo me non è che tutti sanno che non è stato approvato. Anzi, banalmente, se non ci rifletto anch'io, dico, beh, recovery fund ormai è cosa fatta, ovviamente aspettiamo che arrivino i soldi, ma non è ancora stato fatto. Poi, come dici tu, insomma, sarebbe difficile non approvarlo, anche perché soluzioni non ce ne sono, altre soluzioni, o ce ne sarebbero, Giancarlo, così mi dici la tua? No, allora, io sapete che sono estremamente contrario a contrarre i prestiti con gli altri paesi europei. So perfettamente che il debito pubblico italiano è estremamente elevato, ma questo è comunque debito pubblico. Il fatto è che non è al nostro interno, è al nostro esterno, e viene fatto in una moneta che in questo momento è la nostra, ma tra un po' non è detto che sia la nostra moneta l'euro, no? C'è sempre questa possibilità per l'Italia e poi insomma anche per altri paesi che magari non ce la faccia proprio a rimanere all'interno dell'eurozona, e questo quindi equivarrebbe a un debito contratto in una valuta straniera, la stessa cosa, tanto per intenderci, che fece l'Argentina nel 92 contraendo un debito pubblico in dollari americani che ovviamente non emetteva, e questo ha portato disastri. Quindi io mi auguro naturalmente che tutte le cose vadano bene, però i rischi che ci stiamo prendendo con questo recovery fund sono rischi veramente molto molto alti, e ripeto, spero che vada tutto bene, ma non ho la certezza che tutto andrà bene. Ci accogliamo dei debiti estremamente elevati,
Non sono cose da poco, Beh, insomma. poi hai citato tu prima, anche per capire quello che ci aspetta, ricordiamoci che poi tra un po' entreremo nel pieno, dopo le elezioni regionali, della fase della preparazione della finanziaria. Quindi, legge di bilancio, insomma, saranno mesi caldi questi, no? Sarà tutto in parallelo, quindi lì forse potremo vedere quali risorse vengono destinate e quanto e come, perché. Però, ripeto, lì No, lo so, avremo poche lo risorse, so, no, ma Emanuela, dico, però ci cioè. renderemo conto veramente lì, no? Perché leggendo quello che il governo metterà a punto, capiremo realmente che cosa abbiamo a disposizione per noi. Soprattutto, lasciami dire una cosa secondo me importantissima in finale di Sì. trasmissione, cioè spesso noi, la nostra economia, diciamo, si è salvata grazie alle esportazioni. Dopotutto siamo ancora la seconda manifattura Sì. d'Europa e avevamo questo export che ci sorreggeva. Ora, con la questione Covid, anche gli altri paesi hanno le loro difficoltà, non sarà facile esportare come abbiamo fatto fino a ieri, quindi anche questo aspetto va tenuto conto. Ultima cosa, Poi anche in questo caso, in questo momento, con l'euro più forte, il dollaro debole, insomma, che va ulteriormente a darci assolutamente, la zattatina. siamo vicini all'1,20 con il dollaro, quindi sarà ancora più complicata. E un'altra cosa, dato che purtroppo siamo destinati ad aumentare il nostro tasso di disoccupazione, perché adesso formalmente i licenziamenti sono bloccati, ma poi verranno sbloccati e si parla di non solo centinaia di migliaia di nuovi disoccupati, ma forse anche si parla di milioni, quindi una situazione grave. Anche qua, noi negli anni scorsi abbiamo perso tanti giovani che sono andati all'estero a lavorare, okay? Che comunque hanno trovato una valvola di sfogo all'estero. Adesso sarà ancora più difficile trovare anche questa valvola di sfogo Assolutamente sì, all'estero. Quindi sono assolutamente sì. tutte situazioni sulle quali bisogna, insomma, fare molta attenzione, no? Saranno mesi veramente molto complicati per Peraltro, l'Italia. esatto, proprio insomma, nelle prossime ore arriverà il dato sul PIL definitivo dell'Eurozona, quindi lì capiremo, no, come sta proprio l'Europa, e però quello che hai detto tu poi si traduce in economia reale, cioè è chiaro che se anche gli altri stati non possono permettersi di dare lavoro a per esempio gli italiani, non lo daranno più, gli italiani rimarranno qui, ci saranno sempre più disoccupati, ma magari anche persone che non cercheranno nemmeno più il lavoro, che è la cosa peggiore, perché chiaramente se gli impulsi sono negativi, però insomma noi non ce lo auguriamo, è chiaro che Assolutamente sì, è Emanuele. In una più male teniamo vera. presente che la Germania ancora, vabbè, insomma, anche se ha avuto un crollo del proprio PIL, però inferiore al nostro, ma Francia e soprattutto Spagna hanno avuto un crollo del PIL addirittura superiore al nostro. La Spagna si poteva presumere perché vive Però la molto Francia di no. turismo, ma la Francia no, e quindi, cioè, dobbiamo anche vedere che dalle altre parti la situazione è grave anche dalle Sai, poi ti altre dirò, ma ne parleremo un'altra volta parti. perché Sì, siamo in chiusura. Questo però si potrà vedere, credo, tra un po' di tempo. Anche parlando di mondo del lavoro, tutte quelle professioni, quei comparti che non dico sono stati spazzati via o verranno spazzati via dal tema coronavirus. Però che sono stati talmente penalizzati che davvero magari risulteranno quasi scomparsi, no? Quindi tutta quella fetta di popolazione che non farà più quel mestiere, non è che poi in un attimo e in un baleno ci si inventa un altro lavoro, magari qualcuno ce la fa, qualcun altro non ce la fa. Quindi sono questioni che vanno ad aggiungersi a quelle precarie che abbiamo già citato. Però questo lo faremo, diciamo che questa conta verrà fatta tra un po' sperando di non doverla fare, ecco, mettiamola così. assolutamente d'accordo con te. Allora, Giancarlo Marcotti, grazie. Ricordiamo che ti troviamo su Finanza in Chiaro con i tuoi video e naturalmente lunedì alle 11:30 sempre sulle fonti TV, sperando che tu possa venire quanto più spesso possibile in studio, se no comunque sempre in collegamento. Più che volentieri, grazie a te, Manuela. Grazie a voi per averci seguiti. Live torna ancora a partire dalle 14:30 sui mercati, ma adesso tutti i nostri approfondimenti del caso e quindi grazie per essere stati con noi, rimanete sulle fonti TV.